Ciao a tutti e bentornati sul canale di Safutobu. Eccoci di nuovo qui con Nioh, riprendiamo da questo punto dove ci siamo fermati l'ultima volta. Prima di continuare volevo livellare un po'. Abbiamo ancora qualche punto, un paio di punti. E pensavo di ottenere un po' più di punti vita, perché ho livellato solo una volta, mi sembra. Siamo rimasti un po' indietro, quindi vorrei aumentare un po' i punti vita, do 2 punti a corpo. Perfetto. E stavo guardando anche l'equipaggiamento. Lascio tutto invariato, a parte l'arma. Ho cambiato l'arma secondaria, ho rimesso questa doppia katana, diciamo, al posto della Kusarigama. E poi volevo cambiare gli stivali. Ho visto che questi qui hanno un moltiplicatore difensivo un pochino più alto, ci abbassano anche il peso generale, diminuisce leggermente la difesa contro lo spezzaguardia, però almeno siamo un po' più leggeri. Per il resto lascio tutto invariato. Nell'ultimo video abbiamo aumentato anche delle abilità, abbiamo sbloccato delle abilità. Per il momento non modifico altro. Vediamo qua tra i titoli. Devo ancora sbloccare questi, poi lo farò dopo. Allora, continuiamo. Controllo brevemente le armi. Ho poche munizioni per il fucile. Per l'arco invece ne ho abbastanza. Per il momento proseguiamo con la katana. Attenzione perché questo minatore. Wow. Poteva essere un pericolo. In genere cercano sempre di aggrapparsi a noi. E questo? Eccolo, lo sapevo. Che fiatella orribile. Qua abbiamo qualche materiale, vediamo su questo corpo cosa abbiamo. Allora, da questo punto un po' più elevato possiamo vedere questa zona qua con la nebbia di un demone yokai. Però prima di andare di là volevo controllare anche da questa parte. Ci sono i pipistrelli. Lasciamoli scappare. Un po' di sale che non fa mai male per i condimenti. La maschera e l'amuleto. Diamo un'occhiata alla maschera perché non mi ricordo se l'ho già ottenuta, forse no. Yotoko, una maschera abitata dal potere del dio del fuoco. Se indossata, sputa fiamme dalla bocca per ferire i nemici attorno a te. Particolare, però vabbè, adesso preferisco non provarla. Qua sotto sento ansimare, però ci vado tra poco. Ecco, tra questi funghi dovrebbero esserci anche dei piccoli Kodama. Devo controllarli tutti uno a uno. Eccolo qua. Un altro Kodama. Vai pure a casa, piccolino. Poi qua c'è il dormiente. Faceva finta. Si è preso una pausa non autorizzata. Poi a questo punto dovrebbe esserci lo Yoki. Lo affronto adesso. Tanto non ci sono altri nemici addormentati. Attenzione perché
attenzione. Ok. Vai, distruggiamolo. Perfetto. Forse ho ottenuto anche il corno. Lancia. Ah no. Evidentemente non sono riuscito a staccarglielo. Pietra dello spirito. Qui c'è un fantasma rosso che dopo risveglierò. Ah, ho intravisto anche il muro. Vediamo se c'è un indizio anche qua. No. Allora, magari prima elimino questo se riesco. Non ho molte munizioni, quindi provo ad occuparmi prima di... cosa fai? Disgraziato. Devo cercare di usare anche un po' di più il calcio. Copricapo arciere. Diamo subito un'occhiata. È leggermente meglio. Abbiamo meno difesa contro spezzaguardia anche qui. È molta meno. No, lasciamo stare tutto com'è. Facciamo un tentativo, però le cose potrebbero anche mettersi male. Devo stare pronto a scappare. Abbiamo solo due possibilità per aprire questo muro illusorio, diciamo. Proviamo con, diciamo, una gesture neutrale. No, comincia ad arrabbiarsi. Proviamo con la minaccia. Eccolo. È andata male. E questo è il vero volto della... del muro illusorio. Era una creatura mimetizzata, diciamo. Vediamo se riesco ad attaccarlo da qua col fucile. Ah. Stiamo facendo parecchi danni, eh. Ah, non voglio sprecare però il... mi sono girato proprio nel momento sbagliato. Potrebbe finire malissimo. Via, 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 via. Dovrei avere anche delle bombe. Vediamo se riesco ad equipaggiarle. Per fortuna non si muove. Proviamo la... questa sfera piena di polvere da sparo. Proviamo. Ah, gli ho fatto qualcosa, non è male. Vai, ancora una. Meglio così. Anche perché faceva dei danni devastanti.
Cosa abbiamo ottenuto? Elisir, Kote. Ah, beh, la ciocca di giovane samurai. Devo ancora utilizzare le altre ciocche che abbiamo ottenuto. Prima di andare da questa parte, però, lì c'è qualcuno. Faccio solo un giro indietro nelle zone dove siamo già stati. Vieni, vieni. Eccolo qua. Andiamo di qua. Sento di nuovo il verso dei pipistrelli. Ok, no, mega trappola. È la tua presa che noi facciamo la nostra mossa. Magari mi curo. Luna mattutina per concludere il tutto. Qua sopra c'è un oggetto, forse possiamo prenderlo facendo il giro. Lago antiparalisi. È un oggetto che abbiamo già trovato, no? Un ago da agopuntura che neutralizza la paralisi e gli effetti accumulati dagli agenti paralizzanti. Se inseriti nei corretti punti di pressione del corpo, questi aghi possono curare un gran numero di malattie. E bisogna vedere poi i nemici che fanno la paralisi, appunto. Torniamo un attimo indietro prima di affrontare quella nebbia. Adesso la zona di qua è libera. Sono tornato forse troppo indietro qua. C'è il santuario. Sì. C'era la strada libera. Non di qua. Dove cavolo era? Ah, qua, sì. Sì, di qua non sono andato. Vediamo se c'è qualcuno. Mi sembra di sì, eh. Eccolo qua. Grazie. Elisir sono sempre ben accetti. Chi è? Finito. Ah, ecco un altro Kodama. E mi avete anche scritto che una cosa che non avevo notato, che quando c'è un Kodama nelle vicinanze si sente un rumore, diciamo un suono leggero, molto simile a quello del santuario, ed è un indizio che ci fa capire appunto che c'è un piccolo Kodama nei paraggi. Questa è la spada, cioè l'oggetto che abbiamo intravisto da sopra. Ok, vediamo. Mi sa che mi tocca affrontare la nebbia adesso. Ah, non è il solito Yoki. Attenzione. Wow.
Distrutto. Te ne vai via, nebbia. No. Ho perso il conto dei Kodama, però dovremmo averne liberati almeno 5. Speriamo, sì. Ci stiamo addentrando sempre di più qua nelle caverne. Ah, c'è proprio uno di quei nemici, eh. Ah, di qua però c'è un disgraziato. In Nio bisogna sempre controllare tutto, stare molto attenti. Ah, devo combatterlo proprio qua, non è proprio un posto ideale. Ah, ho tolto la guardia proprio nel momento sbagliato. Ah, vai via. Ancora un briciolo di vita, però. E vabbè, si farà il giro lui. Altro fantasma rosso. Morto schiantato. Beh. Se non è una trappola, qua c'è un piccolo Kodama. È là. E qua sotto c'è. C'è di tutto. È quello? Meglio non farlo arrabbiare adesso. Quel tipo là con un filo di vita non lo vedo più. Prova ad affrontare il fantasma rosso, eh. Eccoci. Riprendiamoci. Mi spiace, stavolta ho giocato un po' più sicuro sullo stretto. Allora, prima di buttarci giù da qualche parte, però vorrei fare il giro dall'altra parte. Dall'altro lato ho intravisto un percorso. Eccolo qua. Ehi. Finito. Vediamo qua cosa c'è. Una freccia, buono. Due tipi di frecce. C'è un po' troppo traffico là sotto, eh. Quello sembra uno yoki girato di spalle. Meno male che non sono andato troppo avanti. Qua. Si scende. Attenzione. Ah, eccolo lì. E ha mangiato pesante. Gli mancava giusto un colpo. No, non l'avevo visto. Togliamo subito il veleno. Faceva la guardia a questo oggetto, forse? Cassetta, shinobi e ciocca.
Possiamo controllare un attimo la cassetta Shinobi. Contiene vari attrezzi ninja, un numero sorprendente, in effetti, viste le dimensioni compatte della cassetta. Usala per ripristinare il 30% del numero massimo di oggetti ninja che puoi preparare. E per il momento non abbiamo ancora preparato oggetti ninja, mi pare, quando poi svilupperemo un po' di più William. Dovremmo essere a livello più basso qua sotto. Sta arrivando qualcuno. Preferisco prima controllare la parte qua superiore. C'era il percorso che scendeva qua di lato. Proverei ad affrontarlo tornando indietro verso questo punto. Attenzione. Si è scatenato, ma l'abbiamo sistemato prima noi. Ok. Vediamo che cosa stava controllando. Meglio dell'alternativa. Abbiamo trovato anche il pennello. Eccolo qua. Pennello consacrato l'avevo già trovato. Un pennello purificato con un rituale che ripristina il 30% del numero massimo di oggetti Onmyo che puoi preparare. È stato cosparso di acqua sacra raccolta al sorgere del sole. Ah, strada chiusa. Ah, qua non ho notato, c'è un altro passaggio però. Vediamo se mi sono perso qualcos'altro. Anche di là, forse da quel lato di là a sinistra forse possiamo buttarci per raccogliere quell'oggetto lì. Preferisco prima buttarmi di qua, va? Anche se c'è un avversario avvolto dalla nebbia. Adesso sono un po' in trappola perché non posso scappare. Devo giocarmela nello stretto. È uno Yoki. Dai, che sei quasi sistemato. Puliamo un po' lo sporco che stai facendo. No, 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 no. Ho rischiato troppo, però è andata bene. Attenzione, però. Mi è venuto d'istinto di usare la rotolata per evitare di cadere e ha funzionato. Attenzione, fermo. Qua cosa abbiamo? Un bel santuario. E possiamo buttare giù la scala. Perfetto. Allora facciamo così. Ok, per questo video io mi fermerei qui. Vediamo se possiamo livellare un po', sì. Allora livelliamo e poi ci salutiamo. Aumento un po' forza, destrezza e magia. Perché vorrei cercare di sviluppare William in maniera abbastanza bilanciata.
in modo da avere più possibilità all'occorrenza. Poi però vorrei sviluppare magari qualche parametro in particolare. Ottimo. Va bene ragazzi, allora io mi fermo qui con questo video di Neo, spero che vi sia piaciuto e ci vediamo con il prossimo sul canale di Safutobu. Ciao a tutti!